Sono passate ormai 24 ore dall'inizio del test. La Yabusa ininterrottamente sta girando a circa 230 km orari sull'anello di Nardò per regolarizzare il record del mondo di maggiore percorrenza e velocità a parità di gomme utilizzati. Ecco qui gran parte degli interpreti di quest'area. Qui abbiamo l'ingegner Misani. Oh, buongiorno! Che oltre a progettare questa moto, questo pneumatico, ha anche guidato personalmente la moto per 3 turni. Non l'ho rotta io la Kawasaki, giuro. Siamo qui, mancherà poco più di un minuto perché arrivi ai box la Yabusa convalidando il record del mondo di circa 24 ore, scattate ieri a questa stessa ora. Tutti gli uomini Pirelli sono pronti? Invece abbiamo tutto lo spalto dei giornalisti internazionali. È pronta la bandiera che verrà sventolata direttamente dal direttore generale di Pirelli Mondo, Guglielmo Fiocchi. Mentre la moto sarà guidata all'arrivo da uno dei tester, premiato per l'eroico gesto di aver spinto il Kawasaki che si è rotto con una biella alla 12ª ora per 8 km fino ai box, convalidando così i record realizzati fino a quel momento. Eccolo, sta arrivando. Eccola, record del mondo conquistato. Pneumatico Angel per 24 ore non stop. Nonostante le 24 ore, il pneumatico sembra ancora in condizioni quasi utilizzabili. Sei grande. Ancora la motocicletta che batte da panna, eh? Oh, grazie. Anche numerosi spettatori, tra cui Thor, l'inglese, e tutto lo staff Pirelli. Dietro, 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 dietro